Diventare padre è il completamento, è un desiderio che sia io che mio marito ci siamo trovati ad avere da ben prima di conoscerci, come tutte le persone etero o omosessuali che siano che desiderano avere dei figli. La speranza di entrare un giorno in questo negozio e poter comprare questi giocattoli per il proprio figlio. Io e mio marito abbiamo pensato di rivolgerci agli Stati Uniti per l'utero in affitto, nonostante per noi la paternità biologica non sia importante, perché siamo molto convinti che i figli siano di cresce, il seme verrà mischiato e quindi sarà il caso a decidere chi sarà il padre biologico. Nel momento in cui io e mio marito finiremo questo iter per cui avremo un bambino, uno dei due sarà il padre biologico, l'unico padre, l'altro sarà nessuno, e per la legge italiana qualora la madre che ha prestato l'utero venisse in Italia rivendicando i propri diritti di maternità, questi diritti verrebbero in qualche modo garantiti. Quindi abbiamo pensato di rivolgerci agli Stati Uniti perché esiste la possibilità di fare proprio dei veri e propri contratti tramite delle associazioni. Chi presta l'utero ha già una sua famiglia, ha già una sua stabilità economica e quindi non lo fa per un proprio desiderio di maternità, ma lo fa per dare la possibilità a chi non può come noi di avere dei figli. Non c'è sfruttamento delle donne, è tutto molto pulito, regolamentato, mentre in altri paesi, magari più poveri, sono donne che lo fanno per ragioni economiche. Senza un appoggio da parte di chi ci circonda non sarebbe possibile, appunto perché gli ostacoli in Italia sono talmente tanti, oltre a quelli economici. Mentre per attivare un percorso di adozione i costi possono, mi riferisco a quelli delle spese legali, aggirarsi intorno ai 10.000 euro, nel momento in cui si opta per la fecondazione dell'utero in affitto si parla di cifre ben più alte, comprese tra gli 80 e i 100.000 euro. Esistono paesi anche non lontani dal nostro che consentono sia l'adozione alle coppie omosessuali sia l'utero in affitto. Mi riferisco ad esempio alla Spagna, all'Inghilterra, alla Germania e ad altri stati che consentono anche a nostri connazionali di poter avviare l'iter per adottare in loco. In Italia la condizione sine qua non per ottenere il decreto di adottabilità è quello di essere coniugati, per cui è evidente che nel momento in cui in Italia non sono riconosciuti i matrimoni tra omosessuali, è evidente che già solo quello esclude a priori che si possa avviare una qualsivoglia pratica. Nell'arco di un anno, solo a Milano abbiamo registrato circa 300 richieste, e mi riferisco al 2013. Molte di queste non si concretizzano. Siamo pronti all'idea di affrontare difficoltà proprio sociali e morali noi, ma soprattutto quando le dovrà affrontare il bambino o i bambini che verranno. Sarà un problema, e sarà un problema da affrontare seriamente, probabilmente anche con il supporto di psicologi, di associazioni che aiutano le prime famiglie come noi, che speriamo intraprenderanno un percorso del genere in Italia.